Tiziana, noi ci conosciamo ormai da tanti anni, dai tempi di Incantesimo, dico bene, quando tu recitavi in questa serie TV. E come adesso ti ritrovo in questo ruolo, in scena, in a teatro, della donna che vive per strada, insomma, che gli altri percepiscono come barbona. Ecco, come mai questo ruolo, come nasce? Allora, intanto ci conosciamo e mi hai fatto forse le più belle interviste che ho avuto quando stavi in Rai. E abbiamo parlato sempre con te degli ultimi, no? Anche con Condominio Occidentale, con le nuove povertà. E questo ruolo me lo ha affidato Claudio Boccaccini, penso che solo Claudio poteva affidarmi un ruolo della barbona. Quando sono arrivata in compagnia, tutti un po' si sono chiesti: ma perché Tiziana una barbona? Evidentemente Claudio aveva visto oltre l'aspetto. Questo ruolo perché non sempre quelli che noi consideriamo ultimi sono veramente gli ultimi, perché dietro alle persone che vivono per strada spesso ci sono storie molto difficili, personali, e talvolta, scusatemi, invece abbiamo delle persone che magari hanno perso il lavoro, delle persone che hanno vissuto dei grandi dolori, che hanno perso la famiglia, che magari vivono in macchina perché con lo stipendio ci mantengono magari la famiglia. Le storie che ci sono dietro agli ultimi, che noi consideriamo gli ultimi, non io, sono molto difficili e bisogna comunque dare un'attenzione. Nel caso della mia barbona, è un personaggio che secondo me ha capito tutto dalla vita, ha capito che cosa significa uscire dal condizionamento culturale e provare ad essere completamente se stessi, fregandosene di quello che pensano gli altri, ma avendo dentro la propria anima la consapevolezza che la vita è un'altra cosa, che non è necessario correre così tanto come stiamo correndo noi oggi, ma forse quello che lei diceva e che mi ha insegnato quando dice tutti a cuore, 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 ma dove? È questo concetto di fermarsi in una piazza, di raccontarci, di guardarci negli occhi, al di là della tua estrazione sociale o culturale, ma far sì che quell'incontro diventa contaminazione di anime, di culture, di storie. Grazie Tiziana. Fabrizio Schedid, anche noi condividiamo tante esperienze da molti anni, insomma io ti ho conosciuto al Binario 95 dove tu sei il coordinatore. Ecco, ti ritrovi nelle parole di Tiziana, tu che vivi tutti i giorni a contatto con queste persone che vivono per strade, donne e uomini. Ma mi ritrovo nel senso che in particolare due concetti mi hanno colpito, anzi forse tre. Uno, il termine barbona, che non solo è il termine col quale erroneamente la gente identifica la persona senza dimora, ma, e questo è importante, e tutto sommato ce l'ha trasmesso Tiziana, è il termine che la persona senza dimora finisce per attribuire a se stessa, che è forse la cosa più grave, no? È l'etichetta. Le persone senza dimora che noi incontriamo parlano molto spesso dell'etichetta che gli altri gli appiccicano. Quindi trovo che il termine sia il termine giusto nel voler evocare questo modo con cui la società li guarda. Non è il termine giusto tecnicamente, ma è il termine giusto per evidenziare quello che la stessa persona senza dimora si sente appiccicata addosso. E poi altre due parole. Tiziana ha detto che il regista, Claudio Boccaccini, ha visto oltre. Ed è la stessa cosa. È la stessa cosa che nella relazione d'aiuto con le persone senza dimora, ma forse con tutte le persone, forse con tutti noi. No, se ci riflettiamo bene,
è essenziale riuscire a guardare oltre quell'etichetta. E aggiungo un altro aspetto, che la persona senza dimora possa guardare oltre, cioè rivedere se stesso, perché spesso la persona senza dimora si vede come la vediamo noi, si sente barbona perché noi la vediamo come barbona. Poi non mi dilungo, ci sarebbero tante storie da raccontare. Un altro termine che risuona e sul quale sono assolutamente d'accordo è questo correre. Mm-hmm. Non credo che solo le persone senza dimora, ma molte persone, pensiamo agli anziani, pensiamo anche a certi giovani, non tutti riescono a tenere il passo, ammesso che sia necessario tenere il passo di questa società. Questo correre lascia indietro qualcuno che non è il più debole, anzi spesso è il più ricco, il più sensibile. Quindi in teoria dovrebbe essere quello che è una risorsa e che noi releghiamo ai margini. È proprio vero, la persona va al di là di quello che noi percepiamo e bisognerebbe sempre arrivare all'essenza, al di là delle apparenze. Ecco, Tiziana, tu ti sei ispirata, così hai scritto nei tuoi diari che corredano un po' lo spettacolo, a Giuseppe, una persona in carne ed ossa che vive in strada. Insomma, chi è per te? Perché tu quando esci di scena ti togli quegli abiti, mentre invece Giuseppe e tutti Giuseppe, insomma, continuano a rimanere in strada. Sì, io ho scritto questi diari, sono 6 diari che ho postato sui social, che è il percorso dell'attore, comunque è stato il mio percorso rispetto al personaggio, l'utilizzo dei metodi che mi aiutano a lavorare bene sul personaggio per cambiare la postura, la voce, per essere altro da me. Diciamo che proprio con Fabrizio ci conosciamo e io conosco Binario perché io sono andata a Binario e sono stata in mezzo agli ospiti loro e ho visto con quanta cura Binario aiuta queste persone e l'ho visto crescere piano piano Binario, no Fabrizio? Perché poi sono arrivate le docce, poi sono arrivati i letti, poi se non ricordo male. E quando sono andata a Binario, già lì io avevo una particolare attenzione con le persone senza tetto. Giuseppe, Francesco, Maria, Arturo, quanti nomi ci sono di queste persone, quante volte alla stazione Termini, dove poi è Binario, o in giro per Roma, d'inverno, noi incontriamo queste persone che stanno al freddo o stanno al caldo. E quando io uscivo dalla scena, io mi sporcavo, avevo 2 ore di trucco per sporcarmi, però poi ogni volta poi io mi lavavo e tornavo a casa mia, no? E comunque il pensiero di chi non torna a casa come Giuseppe, che continua a vivere per strada, una cosa è raccontarla in scena e farla vedere, un'altra cosa è viverla. E quindi quell'ultimo diario, quando io dico io torno a casa, Giuseppe no, era una forma di rispetto da parte mia nei confronti di quelle persone che invece quella vita la subiscono, la vivono ogni giorno della loro vita, invisibili in mezzo a persone che corrono, ma anche noi siamo invisibili nella nostra corsa perché ormai scorriamo talmente tanto che non abbiamo più il tempo di osservare neanche le persone che conosciamo intorno a noi, non ascoltiamo più. Invece il tempo dell'ascolto al Binario c'è, io vedo con quanta cura tutti gli operatori del Binario, Fabrizio è diciamo sicuramente uno di quelli in prima linea, ma Alessandro Relicchi che coordina tutti loro, Valentina Di Fato, insomma, che comunque li segue, anche c'era una piccola redazione, insomma, di cui anch'io ho fatto parte per raccontare e scrivere un po' le esperienze di queste persone e continuo a chiamarle persone. Insomma, allora
è un attimo, Fabrizio, ritrovarsi in strada, insomma, sembrano persone molto lontane da noi, ma non è poi così improbabile, insomma, che chi ha avuto tutto fino a qualche giorno fa poi improvvisamente si trovi a dover fare i conti con la realtà, perché poi perde tutto. La pandemia ci ha insegnato anche questo, insomma. Com'è questo incontro che avviene con queste persone? Quale scambio tu quotidianamente hai con i tanti Giuseppe che incontri, che chiedono aiuto, che condividono un percorso con voi al binario? Ma è uno scambio intenso, credo. Io sono sempre in difficoltà quando parlo del lavoro che faccio, di quello che facciamo noi a binario, i miei colleghi, Alessandro, Valentina e tutti gli altri, perché spesso quando parlo con le persone che non fanno il mio lavoro, no? E mi chiedono, ma tu cosa fai? Sembra quasi che debba parlare di una realtà parallela, no? Ma come sono i senza dimora? In realtà, se devo descrivere uno scambio, oggi mi verrebbe da raccontare l'abbraccio che ci siamo dati al gol dell'Italia e alla vittoria degli europei, che è una cosa assolutamente normale, no? E lo scambio è lo stesso che abbiamo tra di noi e i bisogni sono gli stessi che hanno tutti e per due motivi fondamentali. Innanzitutto, la persona senza dimora non è o non nasce senza dimora. Tutti nascono in casa, diciamo, no? E quindi questo è un primo elemento e questo li accomuna a tutti noi che abbiamo casa. Poi Tiziana prima descriveva, individuava alcuni aspetti in tutto questo, questo fa capire quanto dentro sia e quanto effettivamente sia a contatto con la realtà di chi è ai margini, perché lei ha detto, dice, ha parlato del ci sono delle sofferenze, il lavoro, i dolori, la famiglia che ti abbandona e finisci in macchina. E in realtà se ci riflettiamo sono tutte cose che appartengono alla vita di tutti noi. La persona senza dimora è una persona che ha ricevuto gli stessi nostri schiaffi, ha affrontato le stesse nostre difficoltà, ma gli hanno fatto un po' più male. Stavi commentando qualcosa, Tiziana? Ti ho interrotto? Sì, rispetto a questa cosa che ha detto Fabrizio, se posso permettermi. Certo. Prima hai detto la storia di Giuseppe, per esempio Giuseppe, che è una storia che io ho trovato online perché mi sono documentata molto, intanto ho visto tutti i servizi che sono stati fatti durante la pandemia, mi ricordo un servizio che mi colpì particolarmente di questi ragazzi a Milano, giovanissimi, avranno avuto non so tra i 25 e i 30 anni, belli, del sud Italia, che si trovavano a Milano perché avevano ottenuto un lavoro a Milano, chi al ristorante, chi come cuoco, chi come cameriere, e poi è arrivata la pandemia e questi ragazzi hanno perso la casa, hanno perso il lavoro, non potevano tornare nelle loro case e si sono ritrovati per strada e quindi facevano vedere dove dormivano, dove vivevano e quanto desiderio c'era di ritornare nella loro terra. Giuseppe, per esempio, finisce per strada perché aiuta un amico che vuole comprare casa con la sua compagna. È online questa storia e quindi documentabile quello che sto dicendo. E vuole aiutare questo amico a comprare casa perché vuole andare vuole avere una sistemazione con sua moglie e firma lui la garanzia per la banca. Ora questo signore per 8 mesi non paga le rate, lui si ritrova a pagare, a saldare il debito, a pagare gli interessi, ma non basta e lui finisce per strada. Dopo la morte di una moglie e i figli non hanno saputo che lui era per strada, la cosa che mi ha commosso quando ho letto questa storia è che nella sua vita da senza tetto aveva incontrato una signora che gli prestava casa quando arrivavano a trovarlo i figli e lui qua e là metteva qualche foto di famiglia per far vedere ai figli che la sua
colpita era normale. Ecco, io penso che tutte queste storie, soprattutto a chi fa il mio mestiere, ma a qualunque lavoro noi svolgiamo, cioè non possiamo più essere indifferenti a tutte queste cose. E non lo dico con la retorica, non sono una persona buona, non sono una persona che si sbraccia per aiutare il mondo, questo no. Però dico che questo è un momento che la nostra società ha avuto un'evoluzione molto grande e in questa evoluzione noi non ci possiamo dimenticare o essere indifferenti a tutte queste persone, perché sono persone come noi, sono persone come noi. Noi abbiamo solo la fortuna di essere nati nella culla giusta. Scusate. No, no, ma è una chiacchierata questa, io non vedo mai questi nostri scambi come una intervista, io ho cambiato l'approccio, anche perché credo che comunque sia nell'incontro e nello scambio, insomma, per cui se uno ha una cosa da dire è giusto che entri nel momento in cui quella cosa avviene. Io ho una scaletta, ma la seguo e non la seguo, insomma, perché cerco di seguire più che altro le vostre riflessioni. Vengo al titolo dello spettacolo di Tiziana, Il cielo è sempre più blu. Insomma, questa donna, questa barbona, alla fine però ha una visione della vita bella, speranzosa, nonostante tutto, no? Quindi vede comunque l'azzurro che c'è. Vogliamo parlare di questo, perché magari uno pensa, insomma, che chi sta in strada vede tutto buio e non ha più speranze, non ha più progetti per il futuro. Invece la tua figura ha questo aspetto, insomma, dallo scambio, dall'incontro, dalla piazza in cui ognuno esprime le sue emozioni, poi a un certo punto si guarda il cielo. Allora, cos'è questo cielo blu per la tua barbona? Allora, intanto mi ricordo che Claudio Boccaccini mi disse: Tiziana, immagina questo personaggio come se fosse una sorta di burattinaio, cioè quasi che lei muove le fila della piazza, quasi che lei avesse creato in accordo con il personaggio che si trova sul cornicione questa messa in scena quasi teatrale per far fermare le persone e per farle incontrare. Lei è molto intelligente, intanto è una donna coltissima, è una donna che cita Pirandello, ma non solo Pirandello, parla in rima ed è una donna che si rapporta costantemente con la morte. E quindi quando ti rapporti costantemente con la morte ti rendi conto di quanto sei piccolo. L'ultimo discorso di Steve Jobs, io lo trovo uno dei monologhi più belli dell'era contemporanea, quando va all'università e a un certo punto dice, non lo porto virgolettato, però il senso è questo, lui dice, quando si ha paura di fare qualcosa, quando abbiamo paura di fare qualcosa nella nostra vita, pensare che noi dobbiamo morire è la più grande forza umana, che nel momento in cui tu pensi alla morte e sei già nudo. E quindi un po' è questo, questa barbona, a me piace tantissimo, lo trovo romantico, molto teatrale il termine barbona, lo dico nell'accezione più poetica che esista, nell'accezione con cui lo usa anche Alda Merini, ecco, in questo senso un'accezione negativa. E lei è come se lei avesse capito questo e che lo volesse comunicare, cioè non dovete aver paura di vivere o di vivere un problema o di non farcela, perché finché tu vivi e puoi pensare, ce la puoi fare. Un po' questo. È un messaggio che dovremmo diffondere a 360 gradi. Fabrizio, quanta bellezza tu incontri tutti i giorni tra le persone che frequenti, insomma, che condividono la giornata con te, che frequentano il binario, che ti chiedono aiuto, a cui tu l'aiuto lo dai.
Mi viene da dire, proprio perché non sono anni che facciamo questo lavoro e spesso gli si dà un'aura romantica che non dovrebbe esserci. Io ripeto sempre che il mio lavoro non è più difficile del lavoro di altri. Ho sempre detto, quando mi dicono ah, che bel lavoro che fai, ma come fai? Dico, guardate, dovete chiedere a mio papà che ha fatto per 31 anni l'impiegato in banca. Lui sì che ha faticato. Però la bellezza non credo che non sia, ora mi azzardo, non è il mio campo, però credo che il mio campo sono le persone, no? Non è l'arte. Però credo che la bellezza non sia mai qualcosa di individuale, è sempre qualcosa di collettivo, qualcosa che sta nella relazione. Quindi mi viene da dire che incontro tanta bellezza, incontriamo tanta bellezza, incontriamo anche tanta bruttezza. Questo va detto, perché sennò si dà un'immagine che non è reale. Tanta bellezza e tanta bruttezza, quanta ce n'è tra le persone che hanno dimora? Con un aspetto in più, che credo sia quello che fa sì che persone come Tiziana, persone come te, persone come i volontari che vengono a Binario 95, vengono una volta, vengono due volte, e tornano e ci ringraziano, e io dico, ma non ho capito cosa avete fatto. Credo che la persona senza dimora, che viene accolta a Binario 95, o anche in altri posti, ce ne sono tanti, abbia qualcosa in più, e anche qualcosa in meno, anzi molto in meno, però rispetto a noi che corriamo, e credo che abbia un'autenticità, un candore nell'esprimere ciò che sente, ciò che vive, nel dire anche io mi sento l'etichetta del barbone, che per chi vive una società in cui l'autenticità non è permessa, lo fa respirare come una boccata di ossigeno. Non sto dicendo parole mie, sto dicendo parole dei volontari, di alcuni volontari che sono venuti, che dopo una giornata di lavoro stressante, eccetera, eccetera, vengono qui e tornano contenti, e io mi sorprendo. E loro mi dicono, quando vengo qua mi sembra di respirare, relazioni vere. E allora questo, perdonami Luce, mi induce anche a fare due riflessioni molto brevi su due aspetti. Uno molto importante. Forse dovremmo smettere di dire aiutare. Cioè la nostra società, se si approccia alla persona senza dimora con l'approccio dell'aiuto, gli sta già togliendo la dignità. È vero. E forse dovremmo dire, secondo punto, che non bisogna aiutare chi è rimasto indietro, ma che ci serve a noi, serve a questa società fare in modo che le ricchezze, i talenti, le qualità, le esperienze, le storie, diceva Tiziana, di alcune persone che sono ai margini, non restino fuori, ci servono. Io imparo moltissimo dalle persone di Binario, e quello che diceva Tiziana è verissimo. Sono al piano di sopra, sotto ci sono degli ospiti, uno di loro in questo momento, sono passato prima, sta leggendo la Divina Commedia, ma quasi finita. Io non l'ho letta tutta, lui sì. Hai anticipato, guarda, io non ti ho mandato volutamente la mia scaletta per non condizionarti, ma la cosa che ti avrei chiesto di qui a poco è, sì, diciamo, è chiaro che voi fate un'azione di supporto al Binario, accogliete, comunque date una prospettiva a queste persone, sempre che loro siano d'accordo, naturalmente, perché c'è sempre lo scambio. Ma la domanda che ti volevo fare era: ma tu quanto ricevi da loro? In parte mi hai risposto, però mi sembra che l'arricchimento esista, insomma. Tu e quelli che fanno le cose che fai tu. Ma guarda Luce, col tempo poi si cambia, no? Noi abbiamo iniziato molti anni fa, una ventina d'anni fa, qualcuno in più, alla stazione Termini, grazie a Ferrovie dello Stato che ha creduto nel nostro progetto, dandoci anche degli spazi in comodato d'uso per farlo. Credo che noi riceviamo contemporaneamente molto dalle persone, e nel contempo ci scambiamo molto dalle persone senza dimora, ricchezza. Io molte cose della mia vita, del mio modo di relazionarmi con le persone, le ho imparate dal modo in cui la persona senza dimora si relaziona.
ma riceviamo moltissimo, moltissimo da tutto. Cioè, se noi, noi dovremmo, secondo me, abituarci, per evitare di ragionare a compartimenti stagni, che è il male, no, vorrei dire della nostra società, forse dovremmo dire di più delle nostre città metropolitane. Tra l'altro, il fenomeno dell'homelessness è un fenomeno metropolitano, perché non è un fenomeno solo economico. L'economia è una causa, ma la causa è una povertà relazionale. Non c'è una comunità in grado di tenere insieme le persone. Quindi riceviamo moltissimo, ma riceviamo moltissimo dalle persone senza dimora, riceviamo moltissimo nel momento in cui Binario 95 o i centri come noi smettono di essere delle riserve, dei poli assistenziali, ma entrano in connessione con la società, come stiamo facendo adesso, come sta facendo Tiziana, parlando di questa realtà, non come con il voyeurismo di chi dice vi racconto queste storie particolari, ma considerandole storie che fanno parte della nostra città al pari di tante altre, anche perché, ed era un po' il tema cardine che ci ha descritto Tiziana e che hai inquadrato tu, non è che c'è un confine tra l'essere con dimora e l'essere senza dimora. Ci sono delle tinte intermedie, c'è un passaggio e c'è una linea grigia. Pensate che in questo momento, mentre parliamo di storie come quella che ha raccontato Tiziana, di una persona che lavora e che poi ha perso il lavoro, eccetera, eccetera, ce ne sono molte che sono ancora in casa, ma magari tra 3 giorni vengono all'help center a chiedere aiuto. Ce ne sono altre che sono invece in strada da 5 giorni, c'è qualcuno da 20 anni, ma ci sono anche storie, e ve le posso raccontare, sui nostri progetti, stiamo avviando anche un progetto di Housing First, un progetto di una casa di accoglienza per donne, e ci sono anche storie che tra qualche giorno probabilmente saranno in casa. E un elemento che mi preme dire, perché questa è una bella occasione, è che l'essere senza dimora non sarebbe un problema. Il problema non è il tetto. Se ci riflettiamo, il nostro problema è il tetto a un certo punto per la sopravvivenza, ma il problema è quello che c'ho dentro a questo tetto. La casa non è il tetto dove vado a dormire e che mi ripara. La casa è tutto quello che ho dentro, gli affetti, le relazioni, la stima degli altri, la possibilità di esprimere, la possibilità di essermi riconosciuto, di essere riconosciuto, la possibilità di incontrare una persona e di parlarci, la possibilità di vivere sentimenti, emozioni, desideri, e lo diceva Tiziana, speranza. Esiste la speranza anche in chi è in strada, forse anche molto più di noi. E infatti è proprio dallo scambio, dalla piazza che Tiziana mette sulla scena, che questo suo personaggio, insomma questa sua barbona, poi alla fine brilla, al punto che se diciamo questo ruolo in un primo momento non avrebbe dovuto essere proprio di primo piano, poi lo diventa automaticamente, forse anche per l'interpretazione stessa, che io presumo che sia per questo che Tiziana dà, per cui guarda, alla fine tutti ne parlano, io stessa sono stata attirata insomma dal racconto che lei ha fatto su Facebook. In effetti guarda, da copione, diciamo, io sono circondata da 11 colleghi meravigliosi, alcuni anche importanti, insomma, veramente meravigliosi, e non è un grande ruolo sulla carta, però si evinceva che poteva diventare grande. Sono 12 protagonisti, compresa lei, però diciamo che lei parla un po' meno, parla quando è necessario parlare, no? Quindi anche un insegnamento che ci dà, cioè quando è che parli, quando ti viene data la parola e soprattutto se hai qualcosa da dire. Però scusami, io volevo dire 2 cose che ha detto Fabrizio, se è possibile. Fabrizio ha detto, la bellezza per noi sono le persone, non è come l'arte, no? Più o meno Fabrizio ha detto, no? Prima, e mentre lui parlava, dicevo, ma
prendendo la frase di Dostoevsky nell'Idiota, che ormai è stata usata tantissimo, la bellezza salverà il mondo. Ma la bellezza siamo sempre noi. La bellezza del mondo sono sempre gli esseri umani, sono gli esseri umani che creano arte, sono gli esseri umani che inventano, sono gli esseri umani che possono produrre bellezza o bruttezza. E anche quella cosa che tu dicevi rispetto all'autenticità, che quando le persone vengono a binario lì sentono di poter tirar giù le maschere ed essere autentici in un ambiente dove non c'è bisogno di sovrastrutture. Ecco, questa è una cosa bellissima, cioè il poter iniziare a togliersi tutte le maschere e le mascherine che la società impone, perché possiamo essere educati, rispettosi, ma anche essere consapevoli di noi stessi ed essere autentici, perché noi viviamo in una società ormai che la commistione tra reale e virtuale è talmente tanto grande che l'autenticità diventa quasi anche quella un po' virtuale, no? E quindi frequentare certe persone che per gli altri sono ai margini, per me non sono ai margini certe realtà, ti permette di far cadere tutte le maschere. E la barbona mi ha permesso di togliere ancora qualche maschera. Ad esempio, in scena, sempre preoccupati di apparire carini, di essere giusti, ma tantissimi anni a me non me ne fregava niente di come ero in scena. Cioè, anzi, più ero sporca, più apparivo brutta e più il personaggio era potente. Ma che meraviglia di libertà è! Quindi sei uscita più ricca, più autentica. Guarda, più autentici di così oggi, senza trucco e col gatto alle spalle. Cioè proprio nella realtà più reale, senza maschere, questa mattina, neanche qua. Fabrizio sorride. Senti, tu accennavi ai progetti del binario per il futuro, chiacchierando così, diciamo, prima di questa nostra intervista, chiacchierata con Alessandro Radicchi, mi diceva appunto di una casa per le donne. Ecco, vai avanti tu, perché anche con l'IKEA mi pare di avere capito, per cui ci proponeva anche un'intervista su una bella terrazza dalle parti di Mazzini. Comunque questo oggi non era possibile, però intanto immaginiamocelo, così diventa reale anche per noi. Sì, cerchiamo, è una fase difficile. Prima abbiamo evocato anche la pandemia e mi viene da fare una suggestione, no? La pandemia è stato un momento in cui gli invisibili sono diventati visibili, e salvo poi ridiventare invisibili quando per esempio si trattava di garantire tamponi e oggi vaccini. Quindi adesso con Binario 95 stiamo facendo un lavoro sulla vaccinazione per le persone che non hanno tessera sanitaria e che sono in strada. Devo dire che anche la ASL Uma1 si è mossa, e questa è una cosa che forse i cittadini dovrebbero seguire con particolare interesse, cioè il ricordarsi che la salute pubblica è salute di tutti, e questo vale per la salute, per la casa, per il lavoro, per la vita dignitosa. Questa pandemia dovrebbe averci insegnato, dico dovrebbe, che se stiamo bene tutti, anche coloro che in genere sono ai margini, stiamo bene anche noi. Questo è un primo punto, ma non credo di essere il primo a dirlo. Poi c'è questo progetto molto bello, in quartiere delle Vittorie per la precisione, vicino Piazza Mattini, per l'accoglienza ma soprattutto il rilancio di donne e persone transessuali senza casa. È un progetto proprio che è molto innovativo e che vuole fare in modo che le persone, queste donne che si sono trovate in difficoltà, attraverso l'accoglienza in realtà si rilancino. Quindi è un progetto volto all'empowerment. Lo potete trovare, tutte le attività che facciamo, sul nostro sito www.binario95.it. E per il resto i progetti che stiamo portando avanti sono sempre quelli, ecco, dello sportello, Help Center alla stazione Termini, di Binario 95, che cerchiamo sempre di calibrare. Noi cerchiamo di fare un po' come delle antenne, capire quali sono i bisogni e cercare di fornire le risposte che possiamo, sempre più
con il supporto, la partecipazione, il coinvolgimento della comunità, proprio perché non ci interessa fare delle, tra virgolette, passatemi il termine, delle riserve indiane che non servono a niente, o dare un tetto alle persone perché non serve a nulla, perché come ricordiamo non basta un tetto, serve... C'era un video che fece una volta Ascanio Celestino, Ascanio Celestini venne a Binario, in cui c'era una frase che mi è rimasta molto dentro, cioè diceva: se domani mi danno casa, cosa ci metto dentro? Ed è proprio questo vuoto che noi dobbiamo riempire, e il teatro sicuramente contribuisce, diciamo, a creare pienezza, insomma, bellezza e pienezza. Ecco, mi avete anticipato sulla pandemia. Tiziana, tu hai scritto che il teatro ha bisogno di noi proprio in tempo di lockdown, e voi della bellezza del teatro. Insomma, è uno scambio anche questo, no? Tra chi fa il teatro e chi va a teatro. Ecco, quindi parliamo di questa relazione che unisce le persone, che contribuisce anche a riempire, insomma, quei vuoti che dentro e fuori casa noi abbiamo. Ma sì, cioè, parlare per me parlare di teatro è sempre una cosa un po' difficile, perché facendolo da tantissimi anni, considerando il teatro la mia casa, la recitazione come dire, una materia che dovrebbe essere messa nelle scuole, no? Parliamo tanto del problema dei ragazzi che non riescono a tirar fuori le emozioni, che sono chiusi, e quando una parte dell'istituzione non sa che quando vengono i ragazzi, io faccio l'esempio della scuola del teatro Marconi perché la dirigo insieme a Felice Della Corte, e quindi abbiamo i bambini, abbiamo gli adolescenti, abbiamo gli adulti. Quello che non si rendono conto è che il teatro ti permette di tirar fuori le emozioni quando lo pratichi, di buttare giù le maschere quando hai qualcuno che consapevolmente ti dice cioè di essere quello che devi essere, cioè se devi indossare una maschera, indossala per il personaggio, nella vita sì, te stesso, che se lo dici a un adolescente fa la differenza, sì, te stesso. E poi abbiamo vissuto un anno senza abbracci, senza vederci, tutti online, tutti sui social, tutti a cercare di catturare l'attenzione degli altri. Ma noi siamo animali sociali, non siamo animali virtuali, e abbiamo bisogno di guardarci, di vederci negli occhi, di sentire le stesse emozioni. Il teatro è quel luogo dove ci sono delle persone di fronte a noi, come se fosse una chiesa, è un altare, è un rito, che si stanno emozionando, e quell'emozione diventa lo specchio del pubblico, no? I greci la chiamavano la catarsi, e tu ti identifichi in quella roba, e quella stessa emozione che provi te la sta provando quello vicino a te che non conosci. E io credo che questa sia una delle cose più belle. Noi abbiamo bisogno di emozioni. Ma come si può? Quanto siamo felici quando frequentiamo in una serata delle persone, siamo in sintonia, perché qualcuno ci ha emozionato, perché quella frase che è stata detta ci ha provocato emozioni. Il teatro è fondamentale, ma non perché io lo faccio, perché io non sono nessuno, e tra poco tempo morirò e tutti mi dimenticheranno e non sarà un problema. Ma quello che bisogna far capire è che quello è un luogo importante per i ragazzi, che la scuola deve portare a vedere gli spettacoli di teatro, non le cose noiosissime che non possono comprendere a una certa età, ma devono portare a far capire che lì dentro si vivono le emozioni che oggi non le viviamo più. È molto difficile riuscire a essere se stessi, perché devi capire chi sei. Io l'ho imparato, tra virgolette, quando andavo a scuola di conduzione in video. Ho avuto un'insegnante bravissima che non a caso faceva teatro, e lei mi diceva: dimentica tutto, butta via tutto, ma
trova te stessa. E quel te stesso sei quel te stesso che sei anche fuori dal video, sei tu, ed essere capace di ritrovarti e di avere il coraggio di anche accettare il tuo limite, insomma, perché poi tutti ne abbiamo, e quindi andare al di là della perfezione, dell'estetica, è una scelta coraggiosa, e quindi questo lo possiamo imparare anche dalle persone che hanno già accettato questo, no? La destrutturazione. Tiziana, volevi dire qualcosa? Lucia, sì, Lucia, volevo dirti questo. Qualche mese fa io sentivo l'esigenza di dire quante competenze il teatro dona alle persone che lo praticano. E ho detto, io non voglio dirlo io, perché faccio questo mestiere da 30 anni, perché comunque non sono nessuno, e quindi non sentivo la necessità di parlarne io. Allora ho preso le ragazze dello studio dell'attore del secondo anno, che sono delle ragazze che vanno dai 15 ai 20 anni, quindi stiamo parlando di una fetta che va dall'adolescenza un po' all'università, ok? E ho detto, ragazze, voi, io vi farò delle domande, voi rispondete liberamente. E ogni giovedì io sto tirando, sto mandando, sia dalla pagina Facebook e Instagram dello studio dell'attore che dalla scuola del teatro Marconi, queste pillole, un minuto e mezzo, di cosa il teatro e quindi la recitazione, tutte le materie che ci sono dentro la nostra scuola, stanno lasciando a queste ragazze. Insomma, queste parlano di sviluppo della creatività, miglioramento dell'immaginazione, consapevolezza del proprio corpo nello spazio, sicurezza, utilizzo della voce, forza nella voce quando fanno gli esami, la consapevolezza di cosa sono, la consapevolezza del proprio limite, ma il proprio limite può essere un punto di forza. Ma sono cose... Mi rendo conto che una ragazzina di 15 anni è stupido? No, io ho aperto un dibattito enorme, ti prometto che sulla forza del teatro, su quello che può significare, diciamo, chi lo fa e chi lo vive e chi lo racconta, voglio anch'io venire a scuola di teatro, chissà, non è mai troppo tardi, apriremo un capitolo a parte, insomma, quindi ci ritroveremo sicuramente per parlare di questo. Fabrizio, tu sei al piano di sopra, io conosco benissimo il binario, abbiamo fatto tante cose assieme, ho conosciuto tanti dei vostri ospiti, tantissimi coltissimi, che scrivevano quanto e più di noi, persone veramente preparate, insomma, che in una redazione ci stavano benissimo. Tu adesso tra poco scendi, torni al piano di sotto, lato strada, con i tuoi ospiti. Ecco, raccontaci un po', insomma, e sarai te stesso come sempre, perché io ti ho sempre conosciuto così e ti ho ritrovato così anche in questa chiacchierata. Tra poco, cosa succede lì sotto? Ma intanto i nostri ospiti, gli ospiti della nostra certo, città. Il collettivo no. So che ci conosciamo da tempo, so che hai perfettamente in testa, nelle corde, nei sentimenti come lavoriamo e come è questo approccio, però può essere utile per esempio per chi ci ascolta, nel senso che la città è giusto che senta queste ricchezze o queste bruttezze come cose che appartengono. Questo è il primo punto. Scenderò. Ci sono gli operatori che adesso stanno facendo dei colloqui che facciamo periodicamente con ogni ospite per sentire come sta, eccetera, eccetera. Poi nel pomeriggio ci sono delle attività che facciamo. Nel frattempo stiamo facendo delle docce, fa caldo, è un bisogno importante, e soprattutto c'è il piano caldo, quindi è un bisogno materiale importante assieme a quello della relazione, e quindi questo è fondamentale. Però mi preme dire una cosa, che il racconto di Tiziana, quello che aveva detto, era molto interessante. Qui a Binario noi adesso stiamo facendo un laboratorio di teatro per i nostri ospiti con la compagnia Arte Studio, e quello che diceva Tiziana è verissimo, cioè soprattutto il tema delle emozioni. Guardate, io mi rendo conto che sembra assurdo parlare di senza dimora e parlare di questa roba qui, però sia per i giovani, sia
per tutti noi in questa fase, non solo della pandemia, ma il modo in cui viviamo, quel correre in cui viviamo, una delle ragioni per cui la persona spesso poi finisce in strada, assieme a tutte le altre che abbiamo detto, è anche la difficoltà, ecco perché parlavo di sensibilità prima, a fare i conti e vivere in maniera serena le proprie emozioni. Chi è molto sensibile spesso non riesce a governare la rabbia, a governare la tristezza, a governarla, e una attività come il teatro è fortemente terapeutica sia per chi la fa che per chi la guarda. Noi, ve lo dico con proprio è il lavoro che facciamo nel programmare i laboratori, tra cui quello di teatro, c'era proprio il tema di far lavorare, aiutare le persone che ospitiamo a lavorare sulle emozioni, che significa anche saper governare la rabbia nel momento in cui in strada magari vengono aggrediti da una persona alcolizzata o vengono insultati da un passante. Questo vale per loro, vale per noi, vale soprattutto per le nuove generazioni, perché mi sembra che in questa fase la più grossa povertà che abbiamo noi, tutti noi in questo caso, okay, è proprio cosa fare di queste emozioni, che poi, aggiungo, sono proprio quel se mi danno casa, cosa ci metto dentro? Cosa ci metto dentro se non le emozioni? E avere un rapporto sano e sereno con le emozioni e con le relazioni? Ecco, questo è uno degli aspetti importanti. Torno alla domanda che mi avevi fatto, Luce. Dice, che c'entra questo con quello che andrà a fare? C'entra. Qui sono a fare una doccia. Tutto questo, farlo tenendo presente che siamo in una relazione. Riprendi dalle emozioni che comunque c'entrano. Ah, scusami, stavo dicendo che tutto quello, dice, che cosa c'entra con l'assistere le persone senza dimora? Non avrebbe senso dare il problema di connessione, probabilmente, se non facendolo entrando in relazione e mettendosi in gioco sulle emozioni, con uno scopo di accompagnamento, prendendo per mano la persona che per anni è stata isolata e quindi non ha potuto sperimentarle, ha perso questa ricchezza, e riabilitarla piano piano, tenendola per mano, e fargli sentire, guarda che tu puoi tornare a voler bene, non devi aver paura, puoi tornare ad avere un amico, puoi tornare ad avere un datore di lavoro che ti stima, puoi tornare a voler bene a te stesso. E questo passa anche attraverso il momento in cui io aiuto a fare la doccia a uno degli ospiti. Certo. E questo, diciamo, è il credere in se stessi e la prospettiva del futuro. Io credo che le emozioni c'entrino sempre, insomma, in qualunque situazione noi ci troviamo e qualunque momento noi attraversiamo, e la gestione delle emozioni è sicuramente fondamentale, insomma, perché poi possono diventare risorsa, ricchezza, positività, quello che magari è la rabbia, quella forza che ci avresti messo portata su un altro punto può diventare costruzione di qualcos'altro, insomma, quindi io concordo perfettamente, insomma, con quella che sembra una commistione di situazioni, ma in realtà non lo è, perché dentro c'è sempre la persona. Tiziana, tornerai a teatro con la Barbona? Allora, quando? Guarda, io lo spero tantissimo, dovremmo riprenderlo a settembre, ma il cielo è sempre più blu, e dovremmo riprenderlo al Teatro Marconi. Peraltro Alessandro Radicchi, quando ha visto i miei diari su LinkedIn, perché li ho postati, anche lì mi ha scritto, ma non mi dici niente? Allora approfitto di Fabrizio, perché non so se è possibile, ma sarebbe molto bello avere nel parterre del teatro gli ospiti di Binario, qualcuno, e mi piacerebbe molto averli lì e poter parlare con loro dopo, per cui se dovessimo riprenderlo, vabbè, Luce, te neanche a dirlo, perché ti vorrei in prima fila. Però.
se dovessimo riprendere. Però Fabrizio, se tu me lo permetti, mi piacerebbe moltissimo invitare i vostri ospiti, o meglio, i nostri ospiti di Binario. Grazie, non solo te lo permetto, ma sono molto contento, e mi fa piacere, e aggiungo pure, esagero, tanto siamo qui, possiamo parlare. Sarebbe molto bello se tu venissi da noi con la tua compagnia, con chi può, magari prima che andate in scena, così sarebbero proprio degli ospiti d'onore. Gli racconti quello che farete e poi loro si sentiranno parte il giorno dello spettacolo. Sono sicuro che se ti conosco lo farai. Allora, guarda, Fabrizio, io ti dico due cose. La prima è che, al di là di chi potrà venire della compagnia del Marcello È Sempre Più Blu, e al di là di quando verrà messo in scena lo spettacolo, se avrai piacere comunque verrò a Binario, anche così a parlare della mia esperienza e ad alimentarmi nell'ascolto dell'esperienza loro, perché magari potrò donare qualcosa di più a questo personaggio. Quindi sì. E poi volevo dirti che se voi avete bisogno di una persona che ogni tanto viene a leggere qualcosa di bello, se avete bisogno di una persona che ogni tanto l'incontra, voi avete già un gruppo che fa teatro e va benissimo. Però se ogni tanto avete bisogno di alimentare la vostra attività con delle letture, io ho tante mie amiche attrici che sono umanamente meravigliose e che forse una volta al mese potremmo prendere un po' del nostro tempo e dedicarlo a voi. Se siete d'accordo, fatti dare il mio numero di telefono da Lucia. È bello che Radio Amnil produca incontri, vedi la relazione, cioè mettere insieme le persone che si sono incontrate nella vita e che ritrovi anche a distanza, a volte di anni. Non è il caso vostro, perché comunque io agli spettacoli di Tiziano tutte le volte che posso ci vado, e al Binario continuo a passare e comunque a seguire le loro attività, per cui insomma diciamo che è comunque bello anche che questa relazione si arricchisca sempre di più di figure con professionalità che poi mettono al servizio, diciamo, della collettività, insomma, di quel noi che deve essere sempre il punto, diciamo, di partenza, ma direi anche di arrivo, insomma, attraverso le individualità che però comunque non dimenticano l'insieme. Allora, grazie per la vostra partecipazione, buon lavoro a tutti e a presto, insomma, ci ritroviamo dentro e fuori questa radio. Grazie a voi, grazie Ciao. A voi, grazie Tiziana, ci sentiamo. Ciao. Sì, chiamami, fammi Ciao, sapere, Luce. Alessandro, Ciao. Grazie Luce.